Ormai sono 66 i giorni di guerra in Ucraina. Il New York Times anticipa la notizia di un embargo del petrolio russo che potrebbe essere deciso entro la settimana prossima. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha accusato gli Stati Uniti e i paesi della NATO di avere utilizzato l'Ucraina come uno strumento per contenere la Russia. Secondo Lavrov, negli ultimi anni gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno fatto nulla per fermare il conflitto in Ucraina. Le parole del leader di Kiev, il presidente ucraino Zelensky, nel corso di una conversazione con i media polacchi, ha anche affermato: i rischi di chiudere completamente qualsiasi dialogo con i russi sono altissimi. L'annuncio del Pentagono. La difesa americana ha reso noto che gli Stati Uniti hanno iniziato ad addestrare le forze armate ucraine presso alcuni siti militari americani, fra cui la Germania. L'addestramento sarà a carico della Guardia Nazionale della Florida, che si era già occupato della formazione delle forze armate ucraine prima di essere ridispiegata fuori dal paese nello scorso febbraio, prima dell'invasione in Russia. La precisazione di Mosca: la Russia non si considera in guerra con la NATO perché questo farebbe crescere i rischi di guerra nucleare, cosa che non può essere consentita.